Eccoci allora con Liuzzi. Berlusconi va a parlare con Napolitano. Ok, quindi ci dobbiamo sconvolgere del fatto che sia condannato, ci dobbiamo sconvolgere del fatto che ancora sia sulla scena politica, o ci dobbiamo sconvolgere del fatto che magari arriva lì e parla bene di Renzi, come di fatto... Ha fatto campagna elettorale in Sardegna, va alle consultazioni, è tutto normale, poi ognuno può pensarla, io non penso che sia normale, ma probabilmente... In questo paese lo è, evidentemente lo è, lui è presidente di Forza Italia, la legittimazione l'ha già data Renzi quando ha discusso direttamente con Berlusconi sull'ipotesi della legge elettorale che doveva essere cosa già fatta in 3 giorni, poi si è tutto fermato e quindi ormai non mi stupisco più di niente, io per carità non mi piace affatto che un condannato in via definitiva vada alle consultazioni al Quirinale. Non è, come diceva Tabacci prima, grande rispetto per le istituzioni non andarci, non è nemmeno grande rispetto che tocchi a un condannato in via definitiva, fra l'altro con una misura... cautelare in arrivo e da decidere. Quindi. Sulle consultazioni, in termini molto pratici, hanno così tanto torto invece la Lega e il Movimento 5 Stelle a dire ma lì tanto non si decide niente, è già stato deciso tutto, a questo punto è meglio fare come il Movimento 5 Stelle sta facendo in queste ore, intanto magari mentre parliamo io e Liuzzi possiamo vedere l'immagine da Montecitorio di queste consultazioni popolari. È una scelta politica, è una scelta anche la loro, è una scelta più che legittima e che porterà dei voti, il Movimento 5 Stelle, aveva ragione prima Di Battista quando parlava, alle europee avrà un grandissimo consenso. Ecco, hai questa sensazione che di fatto davvero, anche grazie forse a questa staffetta Letta Renzi, alla fine chi ne giovi è davvero il Movimento 5 Stelle? Al momento sì, o Renzi è talmente, e questo lo farà, andrà chiaramente in un primo momento andrà sugli argomenti del Movimento 5 Stelle e andrà a cercare di incidere lì, perché altrimenti per lui sarebbe un massacro. Quello è l'unico modo per mettere in difficoltà. Quindi gli argomenti, andiamoli a sentire anche in piazza, andiamo a sentire di cosa stanno parlando. Gli argomenti di fatto devono essere il rilancio dell'economia, evidentemente una... Ma io credo che una delle prime cose che farà Renzi sarà il taglio delle auto blu. Sentiamo di cosa stanno discutendo. Così si dice, non è che le diciamo noi, è la Costituzione. Allora loro hanno violato le regole e le possono violare. Noi secondo loro invece dobbiamo stare alle loro regole violate. No, allora o le regole sono uguali per tutti e le rispettiamo tutti nella stessa maniera, o se no le regole non sono uguali per nessuno, signori. Perché ora a male a fare la passerella, lì, con un Presidente della Repubblica che personalmente non mi rappresenta, perché io non mi sento rappresentata. Certo, Liuzzi, un bel cortocircuito istituzionale, perché allora di fatto il Movimento 5 Stelle non va al Quirinale perché dice tutto è stato già deciso e oltretutto la crisi non è passata per il Parlamento. Di fatto va a fare una consultazione popolare in piazza, mentre il Quirinale si mostra sdegnato, preoccupato e quant'altro perché appunto le forze politiche non si presentano da lui al Quirinale. Abbiamo visto prima con Marco Di Fonso che un po' di discussione... Il Quirinale è sorpreso perché non va alla Lega. Sì, è vero, hai ragione. Non è stato nemmeno citato, è vero. E questo secondo me è un errore di Napolitano perché poi rappresentano un terzo dell'elettorato. E quindi come di fatto se non lo cita è come se non lo considerasse una forza politica costituzionale. Ovvio, non è nemmeno la prima volta che questo avviene, quindi secondo me da parte invece di chi dentro le istituzioni, cioè rappresenta la massima istituzione, secondo me è un errore. Si sdegna per la Lega ma anche per il Movimento 5 Stelle. Si discute anche all'interno del Partito Democratico tra i militanti. Non siamo nelle... passeggiare laddove un minuto prima era passato un condannato. Mai. Questo è quello che volevano. Allora ne abbiamo pensato, facciamo una cosa, evidentemente siccome si parla di consultazioni e il nostro datore di lavoro è il popolo italiano, i cittadini italiani, siamo noi stessi, allora noi consultiamo i nostri datori di lavoro e siamo qui per questo oggi. Noi siamo qui sia per raccontarvi
quello che stiamo facendo, lo facciamo però ogni settimana nelle piazze quasi tutti noi, ma oggi in particolare anche per raccontarvi quello che loro stanno facendo contro di noi. Noi diciamo sempre, ed è un po' ossessiva magari come cosa, che noi siamo i cittadini, loro sono la casta. Può sembrare anche, sai, uno slogan, una propaganda, in realtà è esattamente quello che ci dimostrano ogni giorno da 11 mesi a questa parte. Non c'è una cosa che loro fanno che vada nella direzione di noi cittadini, non ce n'è una. Se pensate a questi 11 mesi, io se li penso da dentro il Parlamento è nauseante. Avremmo avuto bisogno di una legge anticorruzione, avremmo avuto bisogno, la corruzione in Italia, e non sono dati nostri, sono dati Istat, ci costa 60 miliardi all'anno, significherebbe lottando la corruzione potremmo eliminare l'IMU, potremmo dare di nuovo futuro alle start-up, ai giovani che provano ad avviare un'attività lavorativa, questo potremmo fare lottando la corruzione, ma siccome la corruzione alimenta loro, allora non la puoi lottare la corruzione. L'altra cosa di cui avremmo bisogno è una legge, contro il conflitto di interessi. Berlusconi non esisterebbe con una seria legge sul conflitto di interessi, ma probabilmente loro sanno che metà di loro non esisterebbero qua dentro, di conseguenza non la possono fare. Questo hanno fatto in 11 mesi, ovvero nulla di ciò che ci serviva. Avete sentito parlare di riforma del lavoro, avete sentito parlare di come risanare il problema creato alla Fornero, avete sentito parlare di queste cose, mai, si è parlato soltanto di aria fritta, come dico io. Roberta poco fa diceva i criceti che corrono, in realtà è vero, questo loro provano a fare là dentro, far sembrare il Parlamento il più produttivo di Europa, ma quando tu hai lavorato un giorno nella tua vita, io ho avuto la fortuna di farla a differenza loro, e sai cos'è la produttività? Capisci che non è scrivere carte e poi buttarle, è scrivere carte che poi diventano qualcosa di utile per il paese. Loro questo non l'hanno ancora capito, o gli fa comodo non saperlo. Noi siamo qui dentro proprio per scardinare questo sistema, e abbiamo un unico modo per farlo, che è essere una comunità, essere una rete, come diciamo sempre. Ci prendono in giro, in televisione ci provano a dire: ah, voi volete fare tutto con la rete, questi poveri, poveri idioti non hanno capito dopo 10 anni che esistiamo, che la rete non è soltanto internet. Noi come rete, noi intendiamo l'unione tra tutti noi, la conoscenza condivisa, quella è la rete. Quindi io credo che noi abbiamo un passaggio fondamentale, che sono chiaramente le europee, dove ce la giocheremo senza coalizioni, quindi uno contro uno e vediamo chi vince, come si faceva a calcetto, a calcio banile. E allora noi diciamo, noi abbiamo una grande responsabilità, ognuno di noi che è in questa piazza, perché se noi distruggiamo questo sistema, lo facciamo tutti insieme, oppure affondiamo tutti insieme, non abbiamo alternative, non si pareggia in questo mondo. E allora noi abbiamo una sola missione, tutti insieme, da fare. Alle elezioni politiche siamo stati 9 milioni a votare il Movimento 5 Stelle, e tutti voi mi scrivete ogni tanto: è difficile, sono scoraggiato, non so come fare perché il sistema ci combatte. Allora facciamo una cosa, prendiamoci, come si faceva a scuola, prendiamoci un compitino l'uno. Ognuno di noi deve convincere una persona che vota altri schieramenti a votare per noi. Se ci pensate non è difficile, ognuno di noi una persona. Significa che dal 25% diventiamo il 50%. Facciamo questo, mettiamoci in testa questo obiettivo per maggio, e siamo sicuri, quella poi diventa matematica, quindi è certezza, che se facciamo così, se ci riusciamo, vinciamo davvero noi. Quindi in alti cuori, coraggio, e andiamo avanti verso l'obiettivo. Grazie a tutti. Innanzitutto vorrei veramente farvi un applauso, fatevelo, perché ve lo faccio con tutto il cuore, perché in questi giorni ho veramente visto cittadini consapevoli, una cosa che non era mai successa probabilmente nella storia di questo paese. Avete capito in molti subito, nonostante le menzogne delle televisioni e nonostante le menzogne dei giornali di regime, avete capito che era una crisi fasulla, avete capito che era una crisi privata, perché questo è stato, una crisi privata di 126 persone che hanno deciso di fare cambiare leader, premier, presidente del consiglio, chissà per quali giochi oscuri, perché poi c'è sempre una domanda che bisogna porsi: perché sta succedendo tutto questo? Perché Renzi si sta suicidando politicamente in questa maniera? Ce lo siamo chiesti tutti quanti. Perché Letta, che fino a mercoledì presenta Progetto Italia,
all'improvviso accetta di dare le proprie dimissioni. E non ci dovrebbe essere forse un regista dietro tutto questo? Allora noi abbiamo già avuto, l'ha detto ieri Berlusconi, non è successo niente, un colpo di Stato, quando l'ha detto Beppe Grillo c'è stata la sollevazione popolare. Allora secondo me c'è stato un colpo di Stato strisciante ed è stato con Monti. Allora il rapporto debito-PIL è aumentato di 7 punti percentuali in un anno, Monti che ci doveva salvare dalla crisi ci ha massacrato. Adesso di quanti punti? Adesso di quanti punti percentuali aumenterà il PIL, signori? Perché il PIL, il rapporto debito-PIL? Perché noi dobbiamo guardare i numeri, perché i numeri non mentono. Perché hanno messo Renzi e subito dopo ci dicono che Cottarelli taglierà la spesa pubblica di 13,5 miliardi, che già è una delle spese pubbliche più contenute di tutta l'Europa. Il problema è la spesa pubblica oppure come si portano i soldi nei paradisi fiscali? Qual è il vero problema di questo paese? Perché l'unica cosa che non si fa da quando questi signori sono in Parlamento è combattere contro il conflitto di interessi? Perché l'unica cosa che non si fa è combattere contro la corruzione? Signori, io mi occupo di sanità. Nella sanità c'è una voragine di corruzione che non ha confini, non ha confini. Ogni giorno c'è un signore che si è pappato fior di miliardi e io che sono andata nelle carceri, perché ho fatto anche questo, non ho visto neanche un colletto bianco, ho visto ragazzi disperati, persone cresciute ai margini della società, persone che non avevano neanche imparato a parlare l'italiano, questo ho visto nelle carceri, occhi che chiedevano aiuto, giovani che sono finiti nel baratro della droga, della delinquenza, questo è questo Stato che abbandona i deboli, che coltiva, che arricchisce chi non ha bisogno, perché questa gente... Perché ragazzi, questa gente che si arricchisce in maniera smisurata, che si arricchisce in maniera smodata, che si arricchisce in maniera patologica, ma di tutti questi soldi, ma mio Dio, qualcuno me lo dice, cosa ci fanno con tutti questi soldi? Ma cosa ci fanno? Io guardate, non lo capisco, perché posso capire il benessere comune, ok, il bene di lusso, ma qui siamo alla follia, gente con yacht di 400 metri, io non voglio demonizzare il lusso, però questo non può avvenire mentre c'è gente che muore di fame in mezzo alla strada, mentre ci sono giovani di 20 anni che si suicidano. Cioè ci vuole, nella politica ci vuole l'etica, noi lo diciamo da sempre, è la base di tutto ragazzi, senza quello, e voi ce l'avete, perché se no non sareste qua, non sareste qua altrimenti. Allora voglio dire un'altra cosa. Oggi c'erano queste famose consultazioni. Veniamo accusati di non rispettare le istituzioni, non c'è ovviamente accusa più stupida e più subdola di quella che ci viene fatta. Noi abbiamo dimostrato con le azioni che siamo i primi a rispettare le regole. Allora, hanno creato una crisi di governo extraparlamentare. Le regole avrebbero voluto che questa crisi venisse parlamentarizzata. Così si dice, non è che la diciamo noi, è la Costituzione. Allora, loro hanno violato le regole e le possono violare. Noi, secondo loro, invece dobbiamo stare alle loro regole violate. No, allora o le regole sono uguali per tutti e le rispettiamo tutti nella stessa maniera, o se no le regole non sono uguali per nessuno, signori. Perché ora vanno a fare la passerella lì con un Presidente della Repubblica che personalmente non mi rappresenta, perché io non mi sento rappresentato da questo Presidente della Repubblica. Distruggere le sue telefonate con Mancino, che se fossi stata io il Presidente della Repubblica le avrei pubblicate sulle pareti di casa mia, perché se non c'era niente da nascondere le pubblichi e le rendi visibili e leggibili a tutti, e per questo e per mille altre cose. Noi oggi cosa dobbiamo andare a fare là? Hanno creato una crisi finta di governo, hanno messo questo sindaco di Firenze che sinceramente io non so, a parte quattro battute e quattro slogan, cosa stia portando avanti, sinceramente non lo so. Andavamo insieme al pregiudicato Berlusconi per fare che cosa? Per fare una passerella. Allora le consultazioni le facciamo con voi. Il potere di ciascuno di voi, di ciascuno di noi messo insieme è enorme. Quindi io da cittadino a un certo punto mi sono resa conto che potevo e dovevo fare qualcosa. Perché c'è un concetto importante, che è questo.
no, non mi ricordo a chi l'ho preso, comunque dice questo: chi ha maggiore prudenza la adoperi. Significa che se ciascuno di noi ha capito, è arrivato, ha acquisito una consapevolezza, deve farne un patrimonio di questa consapevolezza. Non tutti ce la fanno per un problema culturale, per un problema di vita, per qualunque sia problema. Allora noi dobbiamo tendere la mano a chi non ha quella consapevolezza, spiegare e combattere e andare fino in fondo. Qualcuno di noi si sacrificherà di più, qualcuno di noi ci metterà qualcosa di più. Pazienza, ragazzi, è la vita. Ma adesso nella vita ci sono delle cose che vale veramente la pena fare e per le quali vale veramente la pena combattere, e nessuno ci può impedire di sognare il mondo e la vita che vorremmo avere. Nessuno. Quindi ragazzi, sogniamo insieme un mondo bellissimo, perché non ce lo può levare nessuno, neanche loro. Quando gli ho detto non siete niente, avevo torto, non sono niente, signori, il nulla assoluto, e lo stanno dimostrando. Io mi chiedo quando hanno cominciato a fare il grande errore di pensare che noi fossimo come loro, quando hanno cominciato a pensare che tutte le schifezze che stavano facendo potevano farcele passare sotto gli occhi e noi non avremmo detto niente, e hanno pensato di poterlo fare finché non si sono ritrovati 160 cittadini all'interno delle istituzioni che gli hanno detto non si può fare, ci dispiace tanto, ma noi veramente saremmo venuti qui pensando che c'è una Costituzione, pensando che c'è un Parlamento, pensando che c'è un popolo sovrano, Allora quando è che qualcuno dall'alto dei cieli è venuto e ha detto al signor Napolitano che lui aveva la verità certa? Chi è che è andato da Renzi e gli ha detto che lui era il nuovo presidente del Consiglio? Ma quando è che qualcuno è venuto da noi e ci ha detto che cosa volete? L'hanno fatto 11 mesi fa, si sono messi una paura, che prima che ce lo vengano a richiedere, signori, dobbiamo pregare Dio che non cambiano la Costituzione e ci fanno votare ogni 25 anni. Ogni 25 anni, perché il 25% di cittadini là dentro fa paura, e noi lo sperimentiamo ogni giorno. Hanno messo un'accelerata pazzesca rispetto a tutto quello che non potevano fare. Voi vi domandate come mai un Renzi arriva e si mette sullo scranno a dirci che lui è il nuovo presidente del Consiglio? Ma quando questo governo, il governo che hanno distrutto tra di loro, che hanno detto le peggiori cose, io quasi quasi ieri Letta mi faceva pena, perché ha fatto schifo, sì è vero, però santo Dio, un po' d'amor proprio, ti hanno detto qualunque cosa, l'hanno cacciato a calci in culo come hanno fatto con i due loro candidati al Presidente della Repubblica. Allora se te tradisci tra di voi, mamme, chi mi garantisce che non mi stai a fare un pacco? Ed è esattamente quello che stanno facendo. Un grande pacco. Allora tu arrivi, e io mi aspetto, arriva il nuovo, arriva il diverso, la prima cosa che fa è dice fermate sti decreti legge, l'ha fatto un governo che fa schifo, perché li dobbiamo approvare? Invece zitto, quando stavamo approvando i Banca Italia, col cavolo che dal Nazareno ha parlato, zitto, muto, adesso che sa che c'è il finanziamento pubblico ai partiti già approvato al Senato, shh, io non dico niente, però vengo lì, signori, e abolisco il Senato. I senatori gli hanno detto, e fra quanto? Allora erano 6 mesi, poi sono diventati 18, alla fine nel 2018, 5 anni. Chi sta là dentro e chi ha pagato per stare là dentro ce l'ha avuto garantito, non c'è nessun problema. Poi ha detto, facciamo la legge elettorale. Qualcuno gli ha anche detto, e con chi la stai a fa? Con Berlusconi?
In 3 milioni l'hanno votato, io li voglio chiamare a uno per uno e gli voglio dire, ma se t'avesse detto che faceva la legge elettorale con Berlusconi, ma tu l'avresti votato? Allora questo signore oggi fa il presidente del Consiglio. Dopo parliamo però insieme, cioè parlate anche voi, perché questa deve essere una consultazione. Io oggi quando sono venuto ho pensato, noi alla fine dobbiamo anche prendere delle decisioni e credete non è semplice, quindi ci riuniamo in assemblea, ci guardiamo, ci diciamo oddio che stiamo a faccia, andiamo, sì, dimogliete tutto, no non ci andiamo perché non c'è niente da dirgli, no andiamo e dimogliete quello che penserebbe, lo sa, tanto gliene può fregare di meno, gli avevamo scritto, ti avevamo fatto una messa in stato d'accusa, ti avevamo detto qualunque cosa, non si fermano davanti a niente, non li argini. E allora ci siamo ritrovati lì, se guardavamo a un certo punto è uscito fuori che non si andava. Nel frattempo qualcuno di noi aveva scritto, se voi, che perché poi abbiamo questa cattiva abitudine, signore, di consultarvi, no? A noi ci prende così, ogni tanto diciamo, ma chi so io? Ma fammi sentire che dicono quelli che stanno fuori, perché abbiamo questo scarso senso della democrazia, loro si riuniscono 136 e decidono che sto governo ha fatto schifo, è loro, che quei ministri hanno fatto schifo, sono loro, che Renzi è meglio, l'hanno detto loro, non l'ha detto pure Napolitano, l'ha detto pure Berlusconi, l'ha detto... Ma secondo voi è un esponente del centro-sinistra? Ma a voi piace? Facciamo la radiografia a queste persone che vanno a gestire i porti italiani. Qualcuno ha detto che c'è il primato della politica. Il primato di chi? Il primato di quale politica? Vi sentite di avere in tasca il primato di qualcosa? Forse negli anni 50. Quelli politici, ma non voi. Non siete assolutamente in grado di dirigervi al di sopra delle parti. Questo è quello che succede. E poi un'ultima cosa voglio dire, perché questa mi diverte assai. Negli anni 50, Edoardo De Filippo, io sono campano, scusatemi, negli anni 50, Edoardo De Filippo fece un bellissimo film, si chiamava L'oro di Napoli. In quel film spiegava, c'era il famoso Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornai, gli spiegava che la rivoluzione si fa una cosa che lui chiamava il pernacchio, che non è la pernacchia, cosa volgare, ma il pernacchio, gli spiegava come si faceva il pernacchio, diceva quando esce questo potente del Rione, riunitevi tutti quanti in coro e tutti quanti insieme dite Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornai e fate un pernacchio. Io vorrei tramutare questa cosa in Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Renzi, vorrei sentire un pernacchio, un bel pernacchio, quindi io ve lo dico e se volete fate un pernacchio. Duca Alfonso Maria di Sant'Agata de Renzi, speriamo che gli sia arrivato. Intermezzo per la sanità, perché io sono un'infermiera e sono arrivata in Senato per cercare di risolvere un po' di questi problemi angosciosi della sanità, ma da quando sono qui ho visto ben poche cose risolte. Allora, la sanità lo sapete tutti quanti ormai è allo stremo, ma i soldi vengono dati alla sanità, 800 miliardi vengono dati alla sanità, dove finiscono non si capisce. Sicuramente molti vanno nelle tasche di questi manager che hanno cifre altissime e se soltanto noi potessimo togliere il 10% di questi 800 miliardi, con 80 miliardi già si potrebbe far ripartire la sanità in qualche modo, ripartire e non dare tutto al privato, ma fare le assunzioni, assumere i giovani, gli infermieri, i medici, tutti questi ragazzi che stanno in mezzo alla strada. Cioè, io sono veramente schifata. Se possiamo fare il massimo per la sanità sarebbe proprio perché siamo allo stremo. Ok, grazie. Questo è tutto. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Maurizio Sant'Angelo e sono il capogruppo al Senato. Oggi sarei dovuto andare dal presidente Napolitano e in maniera formale
nel rispetto delle istituzioni avrei dovuto dire buongiorno signor Presidente, e invece oggi facciamo un'altra cosa, tolgo la cravatta perché la formalità ne facciamo a meno e dico quello che normalmente sono abituato a fare. Buongiorno onorevoli cittadini, benvenuti alle prime consultazioni che si fanno con i cittadini. Vi hanno già detto i miei colleghi dei motivi che ci hanno spinto a non partecipare a questa farsa. Lo abbiamo detto, una partita dove le regole sono state toccate e si conosceva già prima il risultato, quindi non avrebbe avuto senso. Realmente quello che è accaduto soprattutto negli ultimi giorni ha dell'incredibile. Un Presidente del Consiglio che presenta mercoledì un nuovo programma di governo e lo presenta soltanto alla stampa e non alle camere, e il giorno dopo viene sfiduciato da una segreteria di un partito, è qualcosa che non c'è scritta in nessuna Costituzione del mondo, nemmeno in quella italiana. Per cui il Presidente della Repubblica anche questa volta ha dimenticato che la nostra è una Repubblica parlamentare e doveva assolutamente fare un passaggio per la fiducia o la sfiducia all'interno del Parlamento e non lo ha fatto. Quindi sicuramente questo non è un rispetto per le istituzioni, è qualcosa che noi non accettiamo. È il primo caso che un Presidente del Consiglio venga eletto come sindaco, avremo un Presidente del Consiglio che è eletto come sindaco, quindi noi a questa farsa non ci stiamo, continueremo a comunicare così come stiamo facendo oggi con voi, e nel frattempo magari il Presidente della Repubblica si collegherà in streaming e vedrà quello che sta accadendo anche oggi davanti Piazza del Parlamento. Grazie. Stupendi, questa sì che è una consultazione, non quella a cui ci volevano obbligare. Io oggi sono andata sul sito del governo perché volevo vedere che cos'è una consultazione. Sul sito del governo c'è scritto consultazione. Il Presidente della Repubblica chiama le forze politiche in caso di crisi di governo per decidere quale sia il possibile Presidente del Consiglio. Questa è una consultazione, decidere insieme quale sia il possibile Presidente del Consiglio. Adesso andare a fare una consultazione quando è già tutto deciso mi sembra già una cosa assurda. Questa non è una consultazione, è una comunicazione di servizio di qualcuno che prende le decisioni al posto del popolo. Ci hanno sempre rimproverato che noi abbiamo delle votazioni con 100.000, con pochi attivisti. Ecco, Renzi è stato deciso da 136 suoi compagni di partito. Ognuno di noi qua con le votazioni che ha avuto alle parlamentari potrebbe diventare Presidente della Repubblica. C'è una differenza però, che noi dopo le parlamentarie abbiamo avuto il coraggio di chiedere il consenso del popolo che ci ha confermati. Allora che questo presunto Presidente del Consiglio abbia lo stesso coraggio che abbiamo noi di venire in piazza, di chiedere la sua legittimazione da parte del popolo, altrimenti è un nominato, è stato calato dall'alto. Noi all'interno dei palazzi lo sapevamo da settimane che sarebbe stato lui il Presidente del Consiglio. E quindi per questo abbiamo deciso di non andare, non ci facciamo prendere in giro, i consultati siete voi, siete stupendi e continuate a seguirci, continuate a votare, continuate a partecipare perché questo è l'unico modo per uscire da questa che è una dittatura. Grazie. Allora, vorrei fare un attimo un riassunto delle brevi puntate. Allora, volevano cambiare la Costituzione e c'è stata la votazione in Parlamento se fare o no la seduta fiume. Noi abbiamo votato di no, loro hanno votato di sì. Allora siamo rimasti lì, no? Tutta la notte.
quando dovevo leggere il discorso, ed ero qui dalle 9 del mattino, era 1:15 di notte. Allora leggo il discorso che avevo preparato e praticamente tutto quel casino, perché voi non sentite, ma dentro c'è sempre, sempre... Buh, sei un grillino, ma va, ma non sei capace di leggere, ma vai via, ma hai studiato, dai che non sai leggere. A me? A me? A me? A me? Allora, voi immaginatevi, no, nell'aula che c'erano i miei colleghi M5S e Giulia Di Vita si stava scagliando proprio fisicamente. Io avevo perso la riga mentre leggevo, dovevo con la mano destra tenere in mano il foglio, cercare la riga giusta che l'avevo persa, con la mano sinistra tenere calma Giulia, dire che è tutto così. Davvero, cioè, e come ho... E poi mi è venuto spontaneo, no? Come chiudi l'intervento, e come dissero al Titanic mentre stavo affondando, è stato un piacere suonare con voi. Attimo di silenzio e di nuovo, ma anche no. E poi, che dire, mamma mia, cioè, mamma mia. Ho sentito un'intervista con Ale, non so se è ancora qui o è già andato, lo saluta a distanza, e che ha detto: io darei la vita per l'Italia. Ho detto: oh, oh! Con calma. Ma su una cosa sono certo, certissimo. Io non so se quella fosse incoscienza, la sua frase, modo di dire, eccetera, ma io non ci metterei un secondo per ognuno di voi qua, davvero. E con questa vi saluto, vi abbraccio e chiudo dicendovi che oggi a seguire la mia storia sono migliaia di cittadini italiani e anche stranieri, perché ho risposto anche in inglese, e leggermente alterati, perché appunto quella cura di quella malattia grave, eccetera. Ah sì, perché poi non sapete che magari non siete andati a leggerla, e comunque vi invito, anche perché è gratis per voi, e, che tra parentesi mi portarono anche dai carabinieri, volevano denunciare per infermità mentale, che non ero più capace di intendere di volere. Ma che spettacolo è, ma che spettacolo è! Iniziamo noi. Ah, è vero, c'è un'altra cosa, che voglio il copyright. Iniziamo noi, è mio. Aspetta, volevo dire un'altra cosa, un'ultima cosa che mi ero segnato, che però mi sfugge, è l'emozione, ho perso la riga. Niente, iniziamo noi. Allora, mi dicono, ciao a tutti innanzitutto, sono Carlo Sibilia, ciao. Vi volevo chiedere se potete stringervi, allargarvi, perché vengono un po' di persone che non riescono a seguire, mi stanno dicendo di dirvi questo, quindi io ve lo riporto. Cioè, se magari vi potete abbassare. Allora, un passettino indietro, se possibile, proprio... non lo so, mi hanno detto così... Faccio come Renzi, metto la mano e parlo. Allora, se potete farvi un passettino indietro, anche perché vi devo raccontare un po' di cose. La prima cosa è che io lo so che oggi è un bel momento per noi, ma per noi forse non per Renzi, che si deve andare a prendere una portola calda senza essere legittimato. È un bel momento perché per la prima volta, come tante cose abbiamo fatto per la prima volta, abbiamo consultato i cittadini per scegliere il nostro Presidente della Repubblica, che era Rodotà, non certo Giorgio Napolitano.
non certo l'abbiamo fatto così, l'abbiamo fatto con voi cittadini. Vi voglio dire, signori, che la democrazia italiana è sotto attacco. Lo so che ve ne siete accorti tutti, ma non banalizziamo quello che vi sto dicendo. La nostra difesa è questa qui. Noi ci opponiamo così a quello che ci hanno fatto dal 29 gennaio 2014, perché la Presidente Boldrini ha deciso di applicare quella tagliola infame che neanche il peggior Presidente della Camera, Gianfranco Fini, era mai riuscito ad applicare. Mai così in basso siamo arrivati. È finita la democrazia in questo Paese, ma non per colpa dei cittadini che ancora credono nelle istituzioni, perché vogliono entrare lì da persone oneste, democraticamente elette e non nominate come ha fatto per la terza volta ancora una volta Giorgio Napolitano, che ha nominato prima Monti per volere della Goldman Sachs e dei poteri finanziari che nulla hanno a che vedere con il popolo. Napolitano noi l'abbiamo sfiduciato, l'abbiamo messo sotto accusa, il primo atto reale con le carte, articolo 90 della Costituzione. Tutti si lamentano di Napolitano, ma solo il Movimento 5 Stelle ha presentato l'impeachment, la messa in stato d'attore di lavoro del figlio del ministro della giustizia. E questo è vergognoso, come è vergognoso che Alfano, il vice premier, che comunque resta tale anche con Renzi, è quello che ha permesso a un manipolo di non si sa bene chi di rapire una donna e una bambina kazake semplicemente per affari personali dovuti all'energia e ai traffici di gas col Kazakistan. È questo che ci consegna questo Paese, un Paese che non ha una legge seria sul conflitto di interessi, non ha una legge seria anticorruzione. Hanno cristallizzato il Parlamento al 1970, mi vergogno io per loro, per quello che hanno combinato. Io ho 28 anni e non mi posso abbassare a queste schifezze, a questi giochi che ci mettono uno contro l'altro, comunismo contro fascismo, maschi contro femmine, nord contro sud, ma quando mai? Il Paese è unito, il Paese è questo qua. Allora la devono smettere di prenderci in giro. Noi dobbiamo fare delle cose e le dobbiamo fare in fretta. Allora io chiedo a Giorgio Napolitano oggi, in un atto di clemenza finale, di evitare di fare la sua ennesima cazzata e di sciogliere le Camere e mandarci al voto, perché questa è l'unica soluzione per questo Paese. Vai Davide! Queste sono le vere consultazioni, in mezzo alla gente, non chiuse nelle stanze di un partito. Questa è la democrazia, non quella che ci rifiano. Io devo raccontarvi una cosa, sarò brevissimo, perché il PD, questi corrotti, non stanno facendo solo danni a livello nazionale. Io sono Barillare alla Regione Lazio. Questi corrotti non stanno facendo solo danni a livello nazionale, ma li fanno anche dove stanno governando, nei municipi, nei comuni e alla Regione Lazio. Zingaretti si sta macchiando in queste ore di un crimine gravissimo. Sta passando un condono edilizio, mascherato naturalmente fra i vari passaggi che fanno fra una legge e l'altra. Avremo da lunedì a giovedì 4 giorni di vuoto normativo in cui salteranno tutti i vincoli ambientali e i costruttori sono già pronti lunedì mattina ad andare negli uffici a presentare domande per costruire centrali a biogas, biomasse, a costruire in centri storici, a aumentare le cubature. Di questo nessun giornale ne ha parlato. Sono tutti corrotti, Zingaretti lo sa benissimo. Noi abbiamo occupato il Consiglio Generale del Lazio per 26 ore. Siamo stati lì giorno e notte per chiedere un consiglio e poter votare. Sapete qual è stato il risultato? Che la nostra capigruppo De Nicolò è stata minacciata, insultata e siamo stati ricattati per lasciare l'aula e costringere loro ad andare avanti in questo modo. Questo voto normativo sarà gravissimo, sarà proprio un condono edilizio e violenteranno il nostro territorio. Tutto il Lazio è a rischio cementificazione. Questo nessuno lo sa, nessuno ne sta parlando. Mercoledì avremo un consiglio straordinario, bloccheremo questo consiglio e faremo capire al PD che queste cose non devono passare. È una vergogna, ve lo assicuro. Sono persone corrotte
e hanno dimostrato anche durante la capigruppo Leodori, che è il massimo dell'antidemocrazia nella regione Lazio, lui stesso gli è scappata una parola, gli è scappato il separatamente tradito, dicendo che in un paese della regione lui stesso sa che si farà una speculazione edilizia, quindi loro stessi sanno e si tradiscono su queste durante le riunioni. Quindi veramente fate sapere a tutti questa cosa, controlliamo quello che succede da lunedì a giovedì, perché sarà un condono edilizio. Noi faremo pubblicità di questo, faremo comunicati, diremo tutto, ma il PD sta facendo questa cosa a tutti i cittadini. E la corruzione nella regione Lazio è ai massimi livelli, dobbiamo essere vigili e stare molto attenti. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Maurizio Romani, sono un vostro portavoce al Senato, quello che ultimamente sui giornali è considerato il mite Maurizio Romani, perché non mi conoscono. Sono uno dei pochi però contenti, perché vengo da una ridente cittadina toscana che si chiama Firenze e che è in festa, perché si sta liberando. Si sta liberando di una grossa zavorra. Pensate che, ora io ve lo dico a battuta, ma quando abbiamo fatto una delle prime volte una riunione tra Senato e Camera per decidere la prima volta chi dire come nome a Napolitano, quando siamo andati a parlare, io avevo consigliato a Crimi e Company di dirgli Matteo Renzi. Perché nessuno ci pensava, ma io già vedevo lontano, da Firenze tutti lo volevano mandare via, il miglior posto per mandarlo via era mandarlo a Roma. E devo dire che c'è un altro aspetto, secondo me, che dovete considerare, che dove non è arrivato Monti, dove non è arrivato Letta, pensate che arrivi Renzi? In questo momento il PD è un bell'osso da sbranare e noi siamo i mastini pronti a sbranarlo. Questo è veramente il concetto ed è la cosa che gli fa paura, perché ormai hanno cominciato tutti a capire che il prossimo anno noi dovremmo tirare fuori questi 50 miliardi di euro nel 2015, nel 2016. Allora, per trovare questi e mettersi anche a sedere in Europa, non so di fronte a chi, ma mettersi a sedere in Europa, ora noi siamo a sedere in Italia, a un certo punto dovranno fare delle manovre che vorranno dire riduzione della sanità, riduzione di soldi nella scuola, aumento delle tasse, maggior numero di disoccupati, e tutto questo sarà la vittoria del PD, tutto questo sarà la morte del PD, perché loro la vedano in questo modo, la vedano così come la vedeva Alfano, come la vede Berlusconi, e sono in questo momento, state presenti, tenete presente che chi ha vissuto dentro il Parlamento fino ad ora si è reso conto che fino ad ora le leggi le ha fatte il centrodestra. Perché come questi alzavano il ditino per dire io farei, quegli altri dicevano no, allora presentiamo un emendamento, per non far presentare l'emendamento io farei, passava nel nulla. Quindi fino ad ora hanno fatto schifo e continueranno a fare schifo perché hanno persone che fanno schifo. Questo è il meccanismo, detto dal mite Maurizio Romani. Pensate che gli altri non sono miti, eh? Grazie a tutti. Intanto, come già altri hanno fatto, vi volevo ringraziare, perché questa è la testimonianza di come si possa tornare a fare democrazia diretta, democrazia partecipata, alla faccia di chi pensa invece di poter fare solo ed esclusivamente democrazia rappresentativa, in rappresentanza però delle proprie tasche. Noi siamo qua tutti, chi perdendo tempo, chi sacrificando insomma qualcosa del suo particolare, perché ci crediamo allo Stato, ci crediamo alle istituzioni, ma credere alle istituzioni non significa dover sempre accettare quello che viene imposto. Noi ieri siamo stati
chiamati a dare una risposta. Abbiamo dibattuto in assemblea e la risposta è stata semplice, netta. Non si va da chi pochi giorni fa abbiamo segnalato perché meritevole di una richiesta di stato in messa d'accusa. E non si va da chi non soltanto ha fatto distruggere delle intercettazioni telefoniche, ma in qualche misura è stato protagonista di una rilegittimazione di qualcuno che a fatica avevamo allontanato dal Senato, addirittura dovendo ricorrere al voto palese perché gli attributi non ce l'hanno. Allora solo e soltanto chiedendo a tutti responsabilità, senso del dovere, dunque la capacità di metterci la faccia, solo e soltanto in quel modo noi abbiamo avuto la possibilità di far capire che qua dentro condannati non ce ne debbono stare, risultato ce li fanno rientrare, anzi al Quirinale ce li fanno riandare, che per noi italiani dovrebbe essere il luogo del sacro. Chi ha perso la speranza, e sono soprattutto giovani, perché sono i giovani quelli che debbono recuperare senso del loro futuro. Io sono qua soprattutto per i miei ex studenti, per i miei figli, per i miei nipoti, per tutti quelli che non debbono essere costretti ad emigrare. E questa classe dirigente, come poc'anzi ripeteva il mite Maurizio, questa classe dirigente ha dato prova della sua nefandezza, della sua scelleratezza. Riappropriamoci delle istituzioni e mi permetto di citarlo, visto che qua siamo stati definiti fascisti, eversivi e così via, io penso che si sia soprattutto legati alle istituzioni. A me piace ricordare un pensiero di Marco Aurelio che ha ricordato Gian Roberto: ciò che non è utile all'alveare, cioè alla comunità, non è neanche utile al singolo. Ciao a tutti, io sono Massimo Baroni, sono alla Camera dei Deputati nella Commissione Affari Sociali e sono del Lazio e di Roma. È sempre molto difficile parlare dopo queste persone perché sono veramente delle macchine da guerra e io sono il più vecchio della Camera e non ce la faccio a starci dietro, per cui ogni tanto mi butto un po' nello studio, in certi dati, perché una cosa che è importantissima per noi cittadini è che non abbiamo la più pallida idea, non riusciamo ad avere una corretta proporzione dei soldi che vengono sprecati in Italia in materia di corruzione e in materia di politiche sbagliate. Questo è un dato che nel momento in cui non incominciamo a tirare fuori qualche dato, io ci provo oggi a lasciarvi qualche dato in mano. Ultimamente il Movimento 5 Stelle ha bombardato su YouTube, su Facebook e su Internet il fatto che noi abbiamo 60 miliardi di corruzione in Italia da Transparency, dal sito, dall'organizzazione Transparency Italia, e questa è la metà di tutta la corruzione che è stimata in tutta Europa. Allora, questo è importantissimo come dato. Poi io vi voglio lasciare altri due dati. Uno è quanto è il raccolto del gioco d'azzardo in Italia e quanto si spende in sanità. Allora, il raccolto del gioco d'azzardo in Italia sono 88,6 miliardi al 2012. In sanità noi spendiamo, compresi i ticket che tutti voi avete pagato, 109 miliardi. Allora, è inutile che vi suggerisco un attimo di avvicinare che cosa è essenziale e che cosa invece di cui forse potremmo fare a meno. Per cui quando ci dicono al Movimento 5 Stelle, ai cittadini, agli organi di stampa che non ci sono i soldi, è assolutamente falso. I soldi ci sono e vengono gestiti e organizzati nemmeno dalla classe politica di questo, dai parlamentari della maggioranza alla Camera o al Senato, nemmeno dal governo, perché vi posso assicurare che sono dei peracottari. Nel momento in cui tu prendi due carte in mano ti rendi conto che rubano, e rubano pure in una maniera visibilissima nel momento in cui ti metti a perdere due ore a fare un approfondimento su Internet.
Io quello che vi posso dire è che ci sono dei settori in una crescita esponenziale come il gioco online, del poker online e del casino online, che sono tassati allo 0,6%. Io ieri sera alle 8:20 sono andato a prendermi un'interrogazione perché avevo bisogno di alcune risposte, che non trovavo l'incrocio dei dati. Ed è una cosa scandalosa, perché queste persone sono sotto degli ingegneri finanziari che praticamente gli scrivono tutto, gli scrivono le leggi, gli scrivono tutto, perché gli dicono a loro come rubare. Questo è il neoliberismo finanziario che abbiamo in Europa. Questo è il neoliberismo, la schiuma del neoliberismo finanziario che abbiamo in Europa, signori, e lo trovi in una determina che, non lo so, io forse perché ho studiato psicologia nella mia vita ho avuto sta sfortuna, ho trovato sto lapsus che la determina che tassa lo 0,6, 14 miliardi di raccolto nel gioco online è la 666. L'ho letta 8 volte, non ho capito i giochi dei riporti che fanno. 8 volte l'ho letta. Lì veramente, io... Se esiste un diavolo laico, sta là dentro, ragazzi, dobbiamo andare tutti là dentro, perché quello è uno dei tappi da far saltare. Un'ultima informazione, il Movimento 5 Stelle depositerà nei prossimi giorni la stessa proposta di legge sul gioco d'azzardo, che più o meno siamo a 25 articoli, contemporaneamente Camera, Senato e sul portale di Beppe, per poter essere modificato, vertenziato, i cittadini vengono coinvolti e noi faremo quello che dicono i cittadini. Vi verranno riportati i dati, ma non è mai successo che venga depositata contemporaneamente alla Camera e al Senato una proposta di legge per normare un settore così fraudolento. Grazie. Siete meravigliosi, ragazzi, siete meravigliosi, è fantastico. Sono abbassato poche ore, un pantan rete ed eccomi tutti qui. Voglio solo dirvi una cosa, c'è una nuova aristocrazia, non è un'oligarchia come qualcuno mi ha chiesto poco fa, è un'aristocrazia, c'è un re, è un re che per investitura con la spada, come si faceva ai tempi dei titoli nobiliari, ha nominato il principe Renzi, e nomina ci sono i vari casati, i vari nobili, i baroni, i conti, i duchi, i vari Alfano, i vari Gasparri, sono tutti lì, Brunetta, sono tutti lì, conti, baroni e duchi. Questa è una nuova aristocrazia e noi siamo il popolo e dobbiamo cacciarli via. Io vi dico solo una frase prima di andar via, una frase che detta in aula ha scatenato l'inferno. Maurizio Santangelo, il nostro capogruppo, qualche settimana fa ha detto una parola in aula, credetemi, si è scatenato l'inferno, ha detto semplicemente l'onestà andrà di moda, si è scatenato l'inferno. Ciao a tutti, io sono Federico Dinca, capogruppo alla Camera. Io voglio farvi fare un piccolo viaggio nell'ipocrisia. Quando voi entrate in questo palazzo, entrate, c'è una prima anticamera, fate dall'incirca 30 passi verso destra, sono due rampe di scale, e da lì poi noi entriamo nella biblioteca del Presidente della Camera. Questo è il ruolo dove normalmente si fa la conferenza dei capigruppo, è una conferenza dove partecipano i vari presidenti, vi è Speranza, Migliore, Brunetta, e vi è il Presidente della Camera, la signora Boldrini. In virtù di questa situazione ci siamo trovati ieri alle 16:30, ci arriva il messaggio e partecipi. La cosa interessante è che a quel punto la prima cosa che la Boldrini ha fatto è leggere un piccolo telegramma di circa 3 righe, ed è quello che scriveva il Presidente Letta. All'interno vi erano le sue dimissioni da Presidente del Consiglio, 3 righe. Tutto quello che noi abbiamo saputo all'interno della Camera delle dimissioni del Presidente del Consiglio. È stato un giro veloce di consultazioni in cui ognuno ha definito in maniera importante l'atteggiamento del Presidente Letta, della responsabilità che aveva fatto. Poi è toccato l'intervento mio, del Movimento 5 Stelle. Ho fatto un intervento,
Io sono rimasto stupito ed allibito. Io credo che l'Italia sia umiliata, ed è umiliata perché un Presidente del Consiglio non ha avuto il coraggio di venire alla Camera e al Senato e a definire le sue dimissioni davanti all'Aula, chiedere una votazione, una sfiducia in Aula. Quello è un passo fondamentale, quello è un passo che rende un uomo libero. Il Presidente Letta non era un uomo libero e non lo sarà nemmeno il prossimo Presidente del Consiglio, che sarà Renzi. Ed è questa la definizione che io ho chiesto alla signora Boldrini. Perché lei non è garante? Perché lei non si fa garante della Camera e dei cittadini e chiede di venire al Presidente Letta, ed era ancora ieri prima delle dimissioni vere e proprie, di venire in aula e dire a noi tutti, davanti al suo partito, al Partito Democratico, a definire realmente le sue dimissioni. Lei è rimasta in silenzio. Io le ho detto che questo è il vero stupro dei cittadini e della Costituzione. Questo è il vero stupro della Repubblica Italiana, non altre fantomatiche situazioni che si è inventata lei quando ha messo la tagliola. E su questo, in un secondo intervento, l'ho anche invitata. Le ho detto, Presidente, per cortesia, lo faccia per tutti noi. Vada, che tempo che fa, e dica a tutti quello che è successo. Provi a definire una volta lì, davanti agli italiani, non contro il Movimento 5 Stelle, non contro l'unica forza di opposizione che c'è all'interno di queste aule parlamentari. Vada là finalmente a dire che abbiamo subito uno stupro. Gli italiani tutti insieme hanno subito per l'ennesima volta l'influenza del Presidente della Repubblica all'interno delle aule parlamentari. Quello deve andare a dire. È rimasta in silenzio, come spesso le capita, senza avere la capacità e la volontà di prendere le vostre posizioni, di essere garante vostra. Non ha voluto. Io lo definisco ogni giorno il regno dell'ipocrisia. Non vi è altro luogo così ipocrita, dove le persone fingono di essere amici oppure nemici per poi spartirsi insieme poltrone e sedie. Allora, io non ho altra possibilità di poter chiedere a voi la vostra partecipazione e la vostra volontà di aiutarci a raggiungere quel fantomatico 30%, come molti miei colleghi hanno detto prima. Aiutateci a convincere una persona al fianco vostro, il vicino del pianerottolo di casa, la signora che magari non guarda internet, un po' più anziana. Io vi chiediamo questo, vi chiediamo un aiuto, perché ve lo chiedono i vostri figli. Ve lo chiediamo insieme. Io ne sono sicuro, come ha detto Matteo prima, io sono sicuro che vinciamo noi. Buongiorno a tutti. Mi sento molto imbarazzata, devo dire, perché siete tanti e tanta platea così, insomma, imbarazza per chi persone semplici come siamo, non siamo abituati, insomma. Io mi chiamo Alessandra Bencini, sono di Scandicci, un piccolo comune, o non tanto piccolo, in provincia di Firenze, come dico io, perché Firenze ormai è diventato Firenze. Sembra che ci lasci, per cui insomma ora verrà a Roma, quindi insomma farà un altro viaggio. Io appartengo alla commissione del Senato 11a sociale. È una commissione che ovviamente in questo anno doveva produrre molte risposte per un paese in cui il lavoro viene sempre meno e in cui le scelte fatte per quanto riguarda la previdenza sociale sono andate insomma a colpire molti italiani e in maniera non equa, diciamo iniqua. Ha portato l'età pensionabile avanti nel tempo e questo ovviamente ha contratto anche poi i posti di lavoro, perché se tutti ci spingiamo a lavorare fino a 67-68 anni è ovvio che poi non si liberano posti di lavoro per far entrare i giovani, e come abbiamo già detto i giovani hanno il 40% di disoccupazione su una popolazione di circa 6 milioni di disoccupati. In molti paesi, in Italia o comunque in molte regioni del meridione, arrivano fino al 60%. Non c'è stata, diciamo, una grande politica in questi 11 mesi che ha permesso di sbloccare questa situazione, che ha permesso di liberare posti di lavoro. Una politica industriale seria mi sembra che non ci sia, una politica che permette agli imprenditori di essere sgravati da contributi ai tassi e quindi da concedere loro anche la possibilità di spendere meno per un dipendente,
ma far sì anche che questo dipendente abbia una paga un po' più alta rispetto a quella che c'è oggi. Ecco, tutto questo, diciamo, è stato fatto molto poco, si poteva fare molto di più e invece ci è sembrato che, insomma, non sia stato fatto. Altra cosa che non è stata fatta, fermare questo esodo continuo delle nostre imprese, questa emigrazione verso altri paesi in cui il lavoro costa meno, questa mercificazione proprio del lavoro, e anche questo ci sembra che attualmente non sia stato fatto. Quindi questo cambio di testimone, come ha già detto anche il futuro Presidente del Consiglio, lui dice che, appunto, cambiare il testimone, ha detto, non mi sembra abbia detto che questo cambio, quando si cambia il testimone, significa proseguire allo stesso passo, ci si cambia solo il testimone per correre allo stesso traguardo. Parrebbe che lui voglia correre a un traguardo diverso. A me quello che interessa all'interno di quelle stanze, noi che rimarremo attualmente forza d'opposizione, è che noi continuiamo a far sentire la nostra voce, a far sentire il nostro pensiero, a far sentire la nostra capacità di far vedere che c'è un'altra modalità di agire, anche per quanto riguarda il lavoro, l'imprenditoria e tutto quello che ne concerne per le pensioni. Quindi continuare a portare avanti la nostra voce, fare in modo che ci ascoltino, che accolgano le nostre istanze, perché abbiamo delle istanze buone, abbiamo delle istanze migliorative che possono essere accolte. Quindi questo ci interessa. Faremo e continueremo a darci da fare in questo senso fino a che invece non riusciremo probabilmente a governare. Non so quando sarà, quando avverrà, però ci si prova tutti insieme e vedremo se ci riusciamo. Grazie. Dico solo una cosa: per dimezzare i costi della politica basta accoppiarci, cioè io non ne posso più, ogni mese dobbiamo restituire lo stipendio che ci danno, ma vi rendete conto? Ma ti rendi conto.it? Ma io davvero... Guardate, vi dico questo, dovete sapere che la prima volta che l'abbiamo fatto, io sono andato in banca col mio collaboratore e la banchiera mi fa: che cosa vuole, desidera? Io vorrei, cioè, voglio, mi sono messo a piangere e a quel punto il collaboratore mi fa: guarda, dai, cosa, ti capisco. E allora gli ho detto: guardi, mi faccia un assegno circolare, chiudo il conto in una banca fuori da Montecitorio, e poi con l'assegno circolare vengo dentro Montecitorio, e dentro Montecitorio non può entrare la polizia, giusto per farvi capire, e c'è una banca, e do l'assegno circolare lì, mi aprono il conto e con tanti saluti passerò al gruppo misto. Ragazzi, non mi trovo più in linea con le idee di Beppe. E vi garantisco che quando mi ha dato l'assegno in mano, cioè l'assegno, no? Circolare, con scritto in alto il numero 12.000 eccetera, e sotto 12.000 euro, che io, neanche da ingegnere che ha lavorato 10 anni prima di fare questo lavoro, mi sono mai visto tutti quei soldi accreditati in un mese. Ho preso l'assegno in mano e gli ho detto in un secondo, poi mi sono venute in mente tutte le persone di Bologna che mi hanno sostenuto, una c'è anche qui, qua Elisa, un abbraccio, e mi sono venuti in mente tutti, Max, Marco, Sere e tutti quanti, davvero tutti, e gliel'ho ridato e mi fa lei: scusi, non ho capito. Neanch'io. E quindi sono fieramente del Movimento 5 Stelle. Ciao a tutti, è una
una gioia essere qua, ho preso un treno al volo per essere qua da Carrara per potervi vedere in faccia. Volevo dirvi una cosa, perché siete orgogliosi. Volevo dirvi una cosa, che nello stesso momento in cui noi ci troviamo qua in questo momento davanti al Palazzo del Potere, questa piazza è praticamente in tutta Italia, ci sono tantissimi nostri colleghi della Camera e del Senato che stanno facendo le medesime manifestazioni nelle piazze, in tutte le piazze d'Italia, perché noi siamo veramente, veramente un virus, ormai veramente il virus ha intaccato ogni luogo, quindi non siamo solo noi che siamo tantissimi, ma siamo noi più altri 100, 200, 1000, quindi siamo un'enormità e stiamo parlando di politica nelle piazze, una cosa che non si vedeva da tantissimi anni. La gente arriva in piazza e ascolta le persone che parlano della loro vita, dei loro bisogni, perché in questo momento i politici, quelli che noi pensiamo che siano i politici, hanno paura di affrontare le persone, perché non stanno dando risposte ai problemi del paese, assolutamente. Ragazzi, io tutti i giorni, come tutti noi che siamo qua, che ci siamo messi in gioco, ricevo lettere, mail da voi stessi, mentre arrivavo col treno ne ho letta una, che non è la peggiore di quelle che mi sono trovata davanti, ma che vorrei condividere con voi, se riesco a vederci con questa luce piuttosto. È molto breve, è di un ragazzo che mi scrive questo. Mi rivolgo a lei in quanto rappresenta le istituzioni e le chiedo cosa può fare un ragazzo come me, disoccupato da anni, con un padre esodato, una mamma casalinga e la sorella che probabilmente dovrà abbandonare gli studi, abbandonato da qualsiasi struttura, organizzazione, associazione. Invio dozzine di curriculum al giorno e non lo so, penso di essermi rivolto a chiunque, comunque in qualsiasi comune e nel mio comune di residenza, all'INPS, al CAF, al centro per l'impiego, ai job center, ai centri di orientamento professionale, ai servizi sociali, ma nessuno mi ha dato una risposta. Lei quale consiglio mi può dare? Io quando leggo queste cose mi sento morire, perché io non ne ho di consigli da dare, siete voi che dovete darli a noi consigli. Io sono nella commissione lavoro come Alessandra che prima si è presentata, e quindi riceviamo tantissimi contatti da persone che hanno perso il lavoro, giovani che non hanno mai trovato il lavoro. Il tasso di disoccupazione in questo momento sta sfiorando il 13%. Siamo il tasso più vergognoso della storia dell'Italia, perché non si è mai vista una cosa così, forse dopo il dopoguerra. Ebbene, abbiamo avuto il 40%, quasi il 41% di disoccupazione giovanile in questi giorni. E ieri ho letto una chicca del signor John Elkann che ha detto che i giovani in Italia non trovano il lavoro perché non si applicano, perché preferiscono starsene a casa. Allora, caro signor John Elkann, lei che probabilmente frequenterà i figli dei suoi amici che preferiscono passare il tempo al campo del golf perché il loro papà o il loro amico politico di papà troverà a breve un posto di lavoro in qualche agenzia o in qualche ruolo della pubblica amministrazione, ebbene che venga qui a dircelo oggi quello che ha detto ieri, e le sappiamo come rispondere. Ragazzi, stiamo uniti perché vinciamo noi. Ciao. Io sono Filma Moronese, sono in Commissione Ambiente al Senato. Io sono poco conosciuta. Fanno così perché sono una delle più timide, però la mia voce oggi non vuole essere né timida, anzi vuole essere decisa e forte, perché è la voce di quei milioni di italiani che ci hanno mandato qui a lavorare, e stiamo lavorando, un lavoro che loro per 30 anni non sono stati capaci, anzi non hanno voluto svolgere. Io oggi parliamo di consultazioni, queste consultazioni farsa, quando hanno già deciso nelle segrete stanze fra pregiudicati e condannati. E allora io mi chiedo, Napolitano, il presidente Napolitano, 20 anni fa, no? Quando era ministro degli interni, perché non ha indetto una di queste riunioni per risolvere il problema della terra dei fuochi, anziché tenerle le dichiarazioni dei pentiti nelle segrete stanze? Perché non ha indetto una riunione per risolvere il problema dell'Ilva Taranto? Perché non ha indetto una riunione per parlare di tutti quei cittadini che si oppongono alla no TAV?
Allora, loro sbagliano in tutto, sbagliano nel merito e nel metodo. Nel metodo perché è qui che si deve decidere le sorti del paese, con la rappresentanza di tutti i gruppi politici e non fra pochi eletti. E loro sbagliano nel merito, perché loro hanno perso di vista quelli che sono i problemi degli italiani, ma cercano di concordare semplicemente chi deve essere il prossimo a riscaldare la poltrona. Fanno una guerra, una gara al massacro, a chi deve buttare più giù l'Italia. Io a questo non ci sto, io questa gentaglia la voglio tutta fuori dal Parlamento. Voi dove la volete? Fuori da me! E allora con questa decisione unanime che li vogliamo tutti fuori, io adesso vi saluto perché chiudiamo anche la diretta, mi dicono, però noi rimaniamo in piazza fra i cittadini, perché noi siamo i cittadini che si devono riprendere questo Stato. Grazie, ciao a tutti. Allora, siamo giunti un po' all'epilogo di questa diciamo, consultazione, chiamiamola così. Ovviamente noi ora chiudiamo, ma rimaniamo qui tra di voi, vi abbiamo spiegato un po' di magagne, abbiamo spiegato perché queste persone sono corrotte, perché regalano 7,5 miliardi di euro alle banche, perché inquinano i nostri sistemi di giudizio, inquinano la stampa, quella che dovrebbe essere il cane da guardia del potere. Noi rimaniamo qua e continuiamo le consultazioni insieme a voi. Grazie. Ciao. Venite qua, adesso mettiamo i microfoni. Parliamo insieme sul serio. Incontro iniziato da un po' dopo un calendario molto molto fitto. Movimento 5 Stelle fin dall'inizio ha fatto sapere la indisponibilità di incontrare Giorgio Napolitano, come ha fatto del resto la Lega Nord. L'appuntamento per la Lega era alle 17 di oggi, invece anche Salvini ai nostri microfoni ha detto non ci andiamo perché vogliamo manifestare rabbia e protesta al Capo dello Stato con una rappresentanza del territorio. Movimento 5 Stelle che però oggi di certo non ha risparmiato grosse critiche. Daria Paoletti, e siamo da te, da Montecitorio, proprio alle consultazioni, no? Attacchi anche pesanti alla stessa Boldrini, presidente della Camera e naturalmente a Giorgio Napolitano. Resumiamo un po' tutto. Sì, buonasera Federica, sono soprattutto forse gli attacchi a Giorgio Napolitano ancora una volta a pesare da parte del Movimento 5 Stelle, un movimento che oggi qui proprio in piazza Montecitorio ha voluto tenere una sorta di controconsultazione, un centinaio le persone accorse insieme ai parlamentari, un modo per protestare contro la scelta di Giorgio Napolitano, una scelta che Beppe Grillo dal suo blog ha continuato a criticare in maniera durissima, un monarca medievale che nomina chi vuole in un paese in cui sono
saltate tutte quante le regole. Questa di fatto è l'accusa di Beppe Grillo, che addirittura ha parlato di un novantenne che insieme a un condannato, evidente il riferimento a Silvio Berlusconi, decidono del futuro del paese, del futuro degli italiani. Dunque ancora una volta dicevamo questi attacchi nei confronti del capo dello Stato e anche della Boldrini, di un Parlamento che è esautorato, dicono, da qualsiasi prerogativa. Ai nostri microfoni anche chi invece al Quirinale c'era stato in prima battuta a fare le consultazioni all'epoca del tentativo di Pierluigi Bersani. Allora andiamo a sentire prima le parole della Lombardi e poi quelle di Di Battista. La funzione legislativa ci è stata espropriata dal governo, il Parlamento fa finta di legiferare, o meglio fa finta di lavorare su determinati provvedimenti, e poi a distanza di 10 mesi, 11 mesi, quanto sono adesso, siamo esattamente al punto di prima. Facevo l'esempio della deroga al 138 della Costituzione, che fortunatamente siamo riusciti a non far passare, facevamo l'esempio dell'abolizione del finanziamento pubblico, che non è stato abolito, l'abolizione delle province non pervenuta, la legge elettorale, che sembrava che dovesse essere la panacea dei mali del paese, abbiamo saputo oggi che viene rimandata la discussione a data da decidersi, da definirsi. Quindi abbiamo capito che le istituzioni sono state svuotate delle loro prerogative costituzionali, il Parlamento soprattutto, che le decisioni vengono prese in stanze di partito. Perché a queste buffonate, questi teatrini non partecipiamo? Le consultazioni da Costituzione, come sapete, servono per dare l'opportunità al Presidente della Repubblica di capire a chi affidare al governo, se c'è una determinata maggioranza, questo dice la Costituzione. Se i giochi vengono già fatti due giorni prima, in stanze al di fuori appunto delle stanze istituzionali, al Nazareno, il Presidente della Repubblica si permette di dire decide il PD, evidentemente è una farsa, e a queste farse dei cittadini sovrani non partecipano. Questa è una posizione che può essere criticabile, ognuno fa le giuste critiche, però è una posizione legittima. Ringraziamo la nostra...